Le giornate fai di primavera Cessaniti rappresentano uno straordinario successo della delegazione di Vibo Valentia, che ha gestito una partecipazione numerosissima di persone. Uno dei motivi di questo successo è stato certamente l'aver offerto la possibilità di visitare il sito paleontologico, questa grande cava di sabbia bianca e ricca di fossili anche visibili, con un meraviglioso panorama sullo sfondo. La visita a questo luogo speciale ha letteralmente entusiasmato quanti vi si sono approcciati, soprattutto per la peculiarità di quanto visto, potendo comprendere l'evoluzione ambientale e geografica di questo territorio a partire da oltre 7 milioni di anni fa. Siamo in questo sito paleontologico di Cessaniti, che sicuramente è un sito di straordinaria importanza storica. Certamente è un sito importante perché è un sito paleontologico di epoca miocenica, esattamente del periodo tortoniano, ed è ricco, ricchissimo di fauna, sia di vertebrati di epoca tortoniana, e quindi vertebrati marini, echinodermi, molluschi, lamelli branchi e bivalve e altri animali che vivevano in questi mari tropicali una volta. Qui il fossile più importante e più bello anche dal punto di vista estetico è il Clypeaster, che non è altro che un riccio di mare fossilizzato, un echinide che ha perso gli aghi ed è rimasto il guscio. Ci sono varie forme, varie misure ed è molto molto diffuso su queste sabbie. Poi si trovano anche sporadicamente altri reperti sempre di origine marina, quali resti di balene, di squali e di con conchiglie di vario tipo e altri resti di molluschi. Il giacimento è importante perché è molto vasto, ha un areale di parecchi chilometri quadri e quindi nel periodo tortoniano qui c'era una grandissima barriera corallina, mari tropicali dove vivevano sicuramente in simbiosi balene, dugonghi, altri tipi di cetacei anche più piccoli, e poi c'erano chiaramente gli squali che erano i predatori delle balene. Bene, e poi tutta questa serie di molluschi che facevano parte del contesto territoriale. Ecco, per inquadrare storicamente, quanto tempo fa? Siamo esattamente sui 7-8 milioni di anni fa, che è la parte finale del periodo miocenico del tortoniano, e quindi dal punto di vista della classificazione dell'età siamo più o meno questo. Poi chiaramente slittiamo un po' di più, un po' di meno orientativamente, però la data è stata datata da insigni studiosi sui 7 milioni di anni, l'epoca in cui vivevano questi animali in questo splendido territorio, che all'epoca era una bellissima ed enorme barriera corallina come oggi c'è nei mari tropicali nostri. Volevo precisare che l'echinide Clypeaster è tuttora vivente, non si è estinto. Nei mari tropicali ancora qualcosa si trova, come si trova anche il dugongo, che è un sirenide di epoca preistorica che è tuttora vivente anche nei mari tropicali, ed è un erbivoro di basso fondale, si ciba di erbe che trova sui fondali, e noi qui in questo territorio sono stati trovati anche parecchi di questi esemplari dal gruppo paleontologico tropeano che cura la ricerca sul territorio di questa zona.